racconti chi sei tu? Allora, guarda, nome e cognome, tanto Jonathan Gasparini, sono un chitarrista di quasi di 49 anni, di Correggio, Reggio Emilia, quindi la città di Luciano e Marco. E, appunto, suono e insegno da 25 anni, non di più forse, 30, barro un po' sulla mia età così. E niente, facciamo così, la mia passione è diventato il mio lavoro, quindi la cosa più bella che uno possa fare, chiaramente si aspira a farsi il budella d'oro, ma non c'è prezzo per riuscire a fare quello che uno piace e farlo come professione. Ecco. Ma quando ti è venuto in mente di prendere una chitarra? Perché tra tanti strumenti ce ne sono così tanti, proprio la chitarra. La chitarra perché mio padre è un musicofilo, quindi è un amante della musica rock soprattutto, quindi quando eravamo piccoli, fin da piccolo mi faceva ascoltare musica rock di ogni tipo, da Elvis Presley, Beatles, Deep Purple, Zeppelin, e quindi lui non ha mai suonato la chitarra e mi ha detto: ma perché non prendi lezioni? Perché non prendi lezioni? Sinceramente il primo anno l'ho odiata perché mi faceva schifo, però immaginarti insomma negli anni, primi anni 80 fare lezioni di chitarra c'era quel metodo classico di chitarra classica eccetera, quindi io ascoltavo il rock, andavo a lezione, mi insegnavano la chitarra classica e era un disastro. Poi dopo alla fine conosci amici, conosci persone che suonano, fai i primi gruppettini e lì però una valanga di passione, di emozione, poi ho iniziato a crearmi le mie cose e via. E c'è un chitarrista comunque vada a cui ti piace? Guarda, io sono di natura rockettaro, quindi però cioè, chiaramente vai a fasi della vita, che ne so, i primi anni ascolti, che ne so, di più gente che ti stupisce, quindi vai a guardare quello che è più, diciamo, funambolico con le sei corde, quindi parte dei miei idoli degli anni Ottanta, quindi erano tutti quelli che sono del rock, hard rock, perché erano velocissimi e quindi non guardavi lo spessore dell'artista, ma guardavi quello che era la tecnica, perché e poi dopo, man mano che uno cresceva, diciamo che ho passato vari idoli, passiamo così, da Brian May, che è stato quello che mi ha stupito un po' quando avevo 17-18 anni, fino a prima quelli di Iron Maiden, oppure artisti, diciamo, d'oltreoceano, un po' più sconosciuti, ma sempre super tecnici. Poi, chiaramente, negli ultimi anni, ultimi 10 anni, ho riscoperto, ma facciamo anche 15 anni, tutto quello che avevo ascoltato, ma non mai concentrato. Quindi Jimi Hendrix, Led Zeppelin, tutto quel mondo lì mi ha dato molto. Facciamo molto rock, molto, sempre stato molto rockettaro, nonostante con Marco poi abbia invece scoperto il mondo della chitarra acustica, perché con lui l'ho accompagnato ovunque con due chitarre acustiche ed è stato un merito suo se mi ha avvicinato all'acustica. Quello è una cosa che gli devo dare merito, dare atto. Oltre a chitarrista, scrivi anche le canzoni. Mi pare di aver capito che comunque componi. Sì, scrivo canzoni, chiaramente per altri artisti, per cose mie personali, per progetti miei, esatto, scrivo canzoni, scrivo musiche soprattutto, poi ultimamente anche qualche testo. Con Marco do una mano ad arrangiare, quindi facciamo arrangiamento dei brani, però sì, il fatto di scrivere canzoni piace molto, perché è come, sai, suonare su un palco pezzi di altri è bello, è bellissimo. Ma suonare su un palco pezzi tuoi e vedere che la gente risponde, ripeto, non ha prezzo. Potresti avere davanti 10 persone, ma se tra questi 10, 5 applaudono il tuo pezzo è un'emozione veramente unica. Tu sa quando sali sul palco, io ti faccio, guarda, stai in questi istanti davanti al palco, c'hai, io non ti dico 1 milione di persone, però c'hai quelle persone che ti guardano e a un certo punto, prima partono titubanti e poi a un certo punto vedi quel sorriso e cominciano a cantare, vabbè, diciamo a stonare le vostre canzoni e voi, che emozione ti dà quella sensazione di vederli sotto? Quelli è, diciamo, è quando raggiungi l'obiettivo, capito? Quindi quando monti sul palco c'è l'adrenalina mille, chiaramente più o meno un esperto e abituato, l'adrenalina c'è sempre. Quindi monti su, c'è l'incognita, riusciremo a portarci a casa la serata, a fare in modo che la gente si diverta, non ci riusciremo. Quando poi vedi che la gente reagisce, un senso di liberazione e anche di avere in mano, in senso buono, il pubblico, quindi di poterti permettere anche
qualcosa, di essere molto più sereno tu, la gente riesce a capirlo, di poterti lasciare andare di più, eccetera. Ma è una, è la chiave di volta proprio, quella di svolta quasi della serata. È tutto in discesa dopo, si spera. Visti. Io ho sentito diversi chitarristi, ognuno ha una quantità minima di chitarre, sarebbe, ho visto armadi, ho visto pareti piene di chitarre, ma c'è una chitarra che in realtà, anche se è un po' vecchiotta, te la porti dietro perché è quella chitarra che ci sei un po' più legato, perché... Guarda, io c'ho la prima chitarra che ho preso quando avevo 14 anni, 15 anni, che ce l'ho ancora, allora, ce l'ho tutte le mie prime chitarre, le chitarre quelle importanti fino a... ce l'ho tutte, però le ho tenute perché sono proprio... io non riesco a... mi leggo tantissimo agli oggetti ai quali sono legato per qualche cosa di importante. E una di queste, che è la mia prima serie chitarra seria, me la porto quando posso in giro perché è anche se non la uso, se uso chitarre che mai mi danno da usare oppure... ce l'ho lì di fianco, è la cabala, è un po' il portafortuna, esatto. Quando riesco la porto. Ci sono molto geloso, anche se ha un valore per dire che non è allucinante, ma è proprio una chitarra alla quale sono legato ed è anche giù con me adesso in studio, insomma, nonostante ne abbia di molto meglio, però è lì, mi guarda. E adesso siamo tutti bloccati. Il problema è che a volte mi capita di sentire ripetere quella frase, dire che lavoro fai? Faccio il musicista. E dall'altra parte si sente la risposta: sì, ok, bene, ma che lavoro fai? Esatto, quella è un classico. Poi ripeto, quando vado anche, che ne so, in posto, tipo vai in palestra, in spogliatoio con gli altri, si cambia. Allora cosa fai? Sei fortunato che fai blin blin blin, dai, però dai, che lavoro seriamente cosa fai? Come seriamente? Io suono, ma dai, no, serio, ma io a volte mi vergogno per loro, dico, ma scusa, dal momento che insegno musica al pomeriggio e faccio i concerti, vengo retribuito per questo, è un lavoro uguale a, che non so, fare lo smontagomme, fare l'idraulico, fare come se... Poi è bello perché quando vai anche fuori le cene, è vero che è la tua passione, però tipo, se tu assieme, dai, spremi la chitarra, suona. Ragazzi, no, ho suonato 12 ore oggi, insomma, da su quello che sia, ok, facciamo così. Prendo la chitarra, suono, te prendi la chiave e il martello, mi tiro giù quel muretto là che devo farlo, già che sei qua. E tutti vedono il suonare soltanto come un hobby. E è vero che la mia passione è diventata un lavoro, però è un lavoro, appunto, è bellissimo, lo faccio con un sorriso così dalla mattina alle 8 alla sera a mezzanotte, sono di oltre. Però è un lavoro, devi farlo in modo serio, essere concentrato, essere... Ragazzi, non puoi mica... È vero che noi siamo, anche questa pandemia, siamo stati veramente bistrattati, insisti, a dei livelli inumani, proprio non così, siamo il superfluo. Però, insomma, ripeto, l'Italia è una città, è una nazione d'arte. Penso che sia la nazione con più arte e cultura del mondo. Se non vale la musica qui, non saprei cosa... Ho fatto un po' di polemica, perdonami. No, ma infatti il problema è che questo periodo voi siete tutti fermi, ma non solo il fatto che mancate di suonare, ma manca un pochettino tutto il settore, perché no, ci sono i fonici, ci sono i tecnici dell'audio, ci sono chi montano i palchi, chi li smonta. Cioè è un giro che comunque vada di cultura che è danneggiato notevolmente. Esatto. Infatti lì, non lo so, hanno pensato veramente di bloccare dei settori senza cognizione di causa, pensando che il problema sia stato all'interno di un cinema, di un teatro, di un locale dove sono concerti, quando questi posti qua sono attrezzati per poter portare gente soltanto il numero consentito, il distanziamento, tutto in sicurezza, e vai a vedere un autobus al mattino o una metropolitana piena imballata di gente che vanno dentro tutti al solito orario, oppure le scuole all'uscita, l'ammasso di ragazzini che... Io, vabbè, fa lo stesso. Comunque, guarda, io mi adeguo le regole, faccio che c'è da fare, non ho mai fatto un post polemico su nessun social, mai scritto niente, sto lì, aspetto che finisca perché abbiamo bisogno di tornare alla normalità, darci un abbraccio, una stretta di mano,
un sorriso, vederci i visi, è una cosa importantissima per me. Guarda, ti faccio dando l'ultima domanda. Se domani mattina ti suona il telefono e ti dice per andare a suonare con un cantante, un musicista, chi è che secondo te ti potrebbe chiamare, ti farebbe piacere andare a chiamare? Indifferentemente dall'anno in generale, Ma italiano o straniero? Italiano intendi? Indifferentemente. Ma guarda, ti dico, italiani, ci sono dei big che rispetto tantissimo, che sono i vari Vasco, Luciano anche Luciano, e Zucchero, sono i tre big che mi piacciono moltissimo di loro, perché comunque danno molto spazio, forse in classifica ti dico per lo spazio che danno loro ai musicisti, intendo, non per la bravura Sì. loro. Vasco, Zucchero e Ligabue, perché danno molto risalto ai loro strumentisti, e questa è una cosa che per noi che suoniamo è importante. Se fai solo il gregario, quelli tre lì sono veramente il top che c'è in Italia per quel che riguarda il musicista. All'estero, guarda, ti direi Foo Fighter prima di tutto, perché sono un amante di quella band lì, e poi la cultura esterofila purtroppo non è un luogo comune, ma il musicista è veramente super tutelato, super messo in primo piano, è un'altra cultura a livello musicale. Quindi qualsiasi band, penso, o artista va bene all'estero. Nella raccolta di Marco c'è anche opera tua. Esatto. Io ho fatto molti arrangiamenti di quel disco lì, molti inediti. Cose vecchie che c'erano già mie, però sì, ho lavorato molto. Durante il lockdown ci trovavamo a registrare, non si poteva fare altro, quindi non potendo andare in concerto ci siamo buttati in studio, ma è stato bello lo stesso. Allora ragazzi, ringrazio Sport Piceno Game per questa bellissima intervista, auguro a tutti di poter un giorno riabbracciarci, rivederci, farci dei sorrisi senza mascherina a un concerto, o con Marco, con chi sarò, ma spero con Marco, e davvero non vedo l'ora che arrivi quel giorno in cui saremo tutti smascherati e ci saluteremo di persona. Grazie ancora, buona giornata a tutti.